Siamo saliti in cima al campanile del Duomo, nel punto più alto di Barga, da cui si ammira un panorama mozzafiato, ma dove soprattutto dal 18 luglio sventola ogni anno la bandiera di Barga, la bandiera dedicata al suo patrono, San Cristoforo, che ricorre il 25 luglio. L'esposizione della bandiera segna l'inizio dei festeggiamenti che culminano nella solenne processione di San Cristoforo, che torna quest'anno la sera della vigilia, il 24 luglio. I campanari hanno issato la bandiera sul pennone del Duomo con la presenza e la partecipazione alle operazioni della sindaca di Barga Caterina Campani e del proposto Don Stefano Serafini. Dopo la bandiera il ritorno di un'altra tradizione, il doppio in terza, che fino alla festa del patrono si esegue ogni giorno distinto nelle sue tre fasi. Rispettando la stessa tradizione di sempre, a mezzogiorno in punto si inizia con il rintocco a distesa della campana piccola, poi con il doppio delle tre secolari campane barghigiane e infine la distesa a galletto della campana mezzana del Duomo di Barga. Proprio così, alla fine della sonata la campana mezzana viene nuovamente portata, come si dice in gergo, a bicchiere o a galletto. Suona da sola per alcuni minuti. Lo si fa in onore di un'antica tradizione. Molti anni fa c'era l'usanza da parte dei nobili proprietari terrieri, in occasione della ricorrenza del patrono, di invitare a desinare i contadini dei loro poderi posti all'esterno del castello. La mezzana, alla fine del doppio, doveva ricordare a questi ultimi di tirare il collo ai galletti, che sarebbero stati poi consumati nell'occasione del pranzo. Da qui la sonata singola della campana mezzana portata a galletto anche per il San Cristoforo 2022.